Ciao, qui è Montagnazza e oggi vi porto alla Tête Blanche. E si parte proprio da qui, Glacier. Lasciata la macchina nel posteggio in località Glacier, iniziamo la salita seguendo il sentiero 4 in direzione rifugio Chiarella Amiente. 4 ore e un quarto per il rifugio, ma proseguiremo verso la cima. Meta di oggi, il Tête Blanche, 3400 e rotta metri. Bene. Si comincia. E partiamo iniziando a seguire una bella mulattiera ben curata. Salita a parte decisa. Credo che questo sarà il mood di giornata, che perché lo sviluppo sarà di 1800 metri in 7 chilometri. In fondo alla valle sbuca la Grivola, proprio bella. E oggi siamo in Valle d'Aosta, in Val Pellin. Sono qua accompagnato da Andrea per andare a conquistare questa cima da 3000. Bene, andiamo. Dai che si va. Stiamo entrando nella bellissima conca di Bai. C'è anche un bel laghetto con diga. Grandi vette si stagliano. Cielo con giusto una velatura ci dovrebbe garantire una bella vista dalla vetta. Proprio un bel vallone caricato con le mucche che con i loro campanacci ci stanno accompagnando. Una grande stalla qui alla Zedela Comune con delle caratteristiche volte a botte. È il momento di lasciare alle nostre spalle il morbido vallone e riniziare a prendere quota un po' più velocemente. Credo che è tornato a risalire bello veloce, stiamo macinando un bel po' di metri. Wow, superati i 2007, iniziano a apparire un sacco di stelle alpine. Momento di iniziare a salire su pietre e rocce, su per questo canalino, ultimo tratto attrezzato con una corda fissa. Tratto attrezzato facile, affrontato con disinvoltura. E finalmente ecco apparire il rifugio Chiarella. Rifugio Chiarella raggiunto e superato in meno di 3 ore, 2 ore e 55. Ora proseguiamo. Tratto proprio paesaggio lunare,
sentiero ben ben segnato, sembra un'autostrada, facile da seguire fino alla vetta. Ultimi metri che spingono da matti, tocca inserire le ridotte. Quest'ultimo tratto sembrava proprio infinito, ma invece guarda un po', eccoci qua, arrivati, Tête Blanche. Eccoci qua, siamo arrivati in vetta, grazie Andre. Prego, grazie a te. E quindi diamo i numeri. Evviva! Ringrazio Andre per avermi accompagnato in questa escursione, dove ho toccato la quota massima di quest'anno, i 3429 metri del Tête Blanche. Risalendo nella bella conca di Bai, ci lasciamo cullare dal suono dei campanacci delle vacche al pascolo. Salendo circondati da alte cime, prendiamo quota velocemente e con costanza, senza mai mollare e senza nessun tipo di difficoltà. Da segnalare solo un breve tratto attrezzato appena prima del rifugio. Da lì in poi inizia un classico percorso su pietrame e ghiaioni che porta comodamente fino alla vetta. Un meraviglioso balcone affacciato direttamente sul Grand Combin. Una gran cima finisce in cascina, Tête Blanche 3429. Montagnazza, poche parole, tanti fatti.